da Nico. Questa canzone che si chiama All Together Now c'è nel nella serie televisiva? No, non c'è. No, però io penso che arrivando comunque dall'Inghilterra l'ispirazione sia quella. Sì. Hai visto le puntate inglesi prima di fare la vostra versione? No, io ho guardato tutti i format di tutto il mondo. Perché non sono caca millimetri, ve l'ho detto. È un format molto recente. È un format recente, in Inghilterra l'hanno fatta proprio con quegli humor un po' inglese, lo sai, con un comico e Jerry Halliwell che era nel muro. Noi abbiamo J-Ax invece, il grande J-Ax. Yeah. Oh, che è il ragazzi, nostro Spice Boy. Esatto. Preparatevi perché c'è un J-Ax, è sempre in forma, però è in formissima, cioè è proprio acceso, non so come, sai quei periodi, brilla e ovviamente super politicamente scorretto come piace a me, ma mai volgare. E poi invece c'è la versione australiana che è un po' più, assomiglia più alla nostra perché è un po' più italiana, famiglia e anche molto divertente. Scusate un attimo, vado a memoria, non mi ricordo più cosa mi ha detto, ma mi ha detto una cosa. Oggi ti stupirai di quanto Michelle è una rapper. Fategli fare il rap in diretta perché ormai lo sa tutto a memoria, fa riderissimo. Io ho risposto, farà come fanno i rapper veri. Quando tu vai a un concerto di un rapper, non è che parte la base, il rapper rappa sulla sua canzone. Sulla sua canzone cantata. Far partire la base, ma mica capito. Sulla sua canzone cantata. Vuoi far partire la base? Che io ho il piano B nella vita. Va spiegato l'incontro tra Michelle e Ax. Ha partorito una trapper praticamente. Sì, trapper è un termine forse un pochino improprio, però è una... Però è questo. Vuoi dire con trapper è un termine improprio? I trapper sono incazzati. Io sono molto incazzato. Perché si sta spogliando. Parte dal cantato, attenzione. Vai. Sono Michele, omicida in serie di tutti questi hater. Sono un coglie di Cartier. Chiamami Beth, chiamami Lore, chiamami Misha. La mia visa come la notizia. Striscia, prendite avanzate quando capiti qui e non sentirai le risate. Non è paperissima sprint, perché più di qualche insulto. Chi mi pesta il piede perché faccio parte di un culto. Quale? Alex l'Ariete. Bang bang, 12 rintocchi Beretta. Strippi come quando giravo in slip. Roberta, è il calendario Max. Va bene. Superato l'esame, brava, non credevo. Brava. Di chi è il testo? Purtroppo in radio non si vedeva che mi sono schiaffeggiata lì. Infatti citando Roberto e lo Smith, insomma, noi abbiamo molto apprezzato. Di chi è il testo? Beh, di Pedar. Perché c'è un gioco Pedar, testo insieme a J-Ax, J-Ax producer, idea creata da J-Ax. Noi l'abbiamo fatta da... cioè uno scherzo. Ma evidente, però fa ridere, essendo uno scherzo ci riesce. Esatto. Ho visto che ci sono diverse automobili fuori serie nel videoclip. Di chi sono quelle macchine? Sono tutte sue. No, non è vero. Abbiamo chiamato Stefano Domenicali. Ogni volta che incontro tuo marito mi dice, ma ho regalato una macchina a Michelle. No, giuro che... Allora, ho chiesto a mio marito se voleva partecipare al video, mi ha detto no, categoricamente. Poi gli ho detto, no, ma vieni a fare qualche drift nella zona... industriale, le sgommate, i drift, era già lì. È capace di fare il tondo? Guardati il video che è su YouTube. Lo conosco poco, non l'ho mai visto al volante, insomma. Voi ragazzi non avete, cioè lui è uno stuntman. Se tu vedi il video, è lui che fa tutti quei drift, ha quasi picchiato via la Ferrari. È lì Bergamo che viene fuori, perché tu puoi anche essere stilista, ma sei sempre un bergamasco. No, infatti c'erano tutte le comparse del video. Senti, nella canzone citi Striscia la notizia, di cui sei la conduttrice in questo periodo insieme con... Ha tagliato il traguardo delle 1000 puntate. Porca vacca, ti rendi conto? Come va? Beh, bellissimo, con Jerry è una passeggiata di divertimento quotidiano, come dicevamo prima, cioè lui è proprio un uomo, al di là del grande professionista, è divertente, è un uomo risolto e quando uno è risolto si diverte sempre, questo è quello che a me piace, no? Perché alla fine nel nostro ambiente è difficile trovare persone senza pare. No, è vero, poi tutti senza quanti... pare. Senza pace, paranoia. Non l'avevo capito. È difficile trovare nel nostro lavoro, cioè tutti abbiamo, come dire, non dico una piccola invidia, ma una forma di frustrazione per qualcosa che avremmo voluto fare. Magari sai, capito? Esatto. Quando hai superato questo tipo di
di sensibilità, a quel punto raggiungi, non dico la pace dei sensi, però insomma. Senti, Jerry sta registrando anche Caduta Libera, sì, prima di Striscia la Notizia. Ci vuoi dire quello che ci ha detto prima fuori onda? Cioè, cosa fa Jerry tra Caduta Libera e Striscia la Notizia? No, Jerry fa troppo ridere, ragazzi, perché lui vive a Mediaset, sai che sì, lui è sempre certo, in onda, no? Quindi lui fa Caduta Libera, poi ha un'oretta e gioca a scopa con i suoi autori nel suo camerino. Ma gioca a scopa proprio come ma, quelli no, del di bar. Brutto. E poi guarda arriva via il ma guarda che te che tutto in dialetto. Sì, sì, e sì, poi sì, lo senti che arriva nel corridoio e dice: allora, attacca brutta vacca che son pronto. È così. Attacca, sono solo 40 vacca. Anni che passeggia per quei corridoi. Casereggio. Alla fine. Casereggio. L'altra cosa che sentivo nella canzone è la citazione del meraviglioso Alex Lariete. Sai, volevo è un culto, sapere se a casa tua viene proiettato ogni tanto. Sì, perché bisogna ricordarsi determinati passaggi della propria esistenza. Anche questo. Spiego per gli ascoltatori: Alex Lariete fu uno sfortunato debutto cinematografico di Alberto Tomba. Cioè, di Alberto Tomba. Alberto Tomba. Nel suo caso, invece, le ha aperto una carriera. Nel caso di Antavleva, fai a ricordarti come faccio si chiama? A ricordartelo? Ferma tutto. No, dove scappi? Vuoi uscire? Vuoi scappare? No. Vieni fuori. Ai! Ma sei il furbo allora, eh? Vuoi scappare? Calci bassi, mi dai. Alzi di piedi. Alzi di piedi. Allora, ragazzi. Vagna al muro! Ma sei tutta matta tu? Sei tutta matta! Sei tutta matta! Ma guarda che ti metto le manette, vè! Ce l'ha un altro, sì. Dunque Antavleva Botazzi è una donna? Sì, sono io. E sono una donna. O te chi cazzo sei? E te chi cazzo sei? Comunque non hanno capito che questo deve essere un film comico. È se vero. Fosse stato è un film... nuovo genere, il comico involontario. Esatto. Sì. No, vero, oh, vero. Comunque avevo 20 anni. Scusami se il regista era Damiano Damiani. Voi vi ricordate La Piovra? Sì, certo. Come no, certo. C'era certo, Cecchi certo, Gori certo. E un Alberto Tomba che aveva appena dichiarato che avrebbe smesso con lo sci. Sì, sì, sì. Io sì, 20 sì, anni dico, ma subito. Tra l'altro mi sono anche divertita. Quindi dove è stato l'anello debole? No, ho conosciuto un uomo stupendo, perché comunque Alberto fa ridere, sì, è uno simpaticissimo anche certo, alla mano. Però certo non è stato un evento fortunato, l'abbiamo visto io, mia zia e mia nonna in Olanda. Però è diventato un classico, è diventato un classico, non sottovalutarlo. Secondo me fra 10 anni a Cannes fanno il 50° di Alex Lariete, vedrai che è possibile. Allora da questa sera su Canale 5 dopo Striscia c'è All Together Now con Michel Hunziker e J-Ax e tanti altri. A domani, ciao. Oh, ragazzi, ciao. Ciao, non gioca. DJ, non gioca. Cattivo, uomo cattivo. Molto cattiva. E non ti passa la voglia di ascoltare DJ Chiama Italia. La trasmissione DJ Chiama Italia.